Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Un video veramente particolare oggi che andrà a chiedere ai tarocchi qual è il messaggio di questa eclissi che si sta avvicinando. Come sai, l'8 di aprile, quindi lunedì prossimo, avremo un'importante eclissi di sole che in alcune parti del mondo, mi sembra in America, sarà visibile al 95%. Per vederne una in Italia e non in tutte le zone dovremo attendere, mi sembra, il 2026, se non vado errato. Le eclissi sono sempre momenti importanti sia a livello scientifico, questa in particolare, sia a livello esoterico. Il messaggio dell'eclisse può variare a seconda della scuola che uno segue, ma in generale aiuta anche a guardarsi dentro, aiuta magari a rimuovere quelle protezioni che forse un tempo sono state anche importanti per noi, ma che magari al momento possono risultare limitanti, oppure aiuta a generare un se stesso completamente nuovo, che magari proprio come il sole fa dopo un'eclisse, sembra rinascere da quello che è un momento di oscurità. Insomma, qualsiasi sia il messaggio di questa eclissi così importante, andremo a chiederlo alle nostre carte, andremo a chiederlo ai tarocchi e agli oracoli. Mentre stai guardando questo video, peraltro, Kronos ha organizzato con tutti i corsisti dei vari corsi di cartomanzia, dei vari workshop di cartomanzia, una serata dedicata proprio a questo evento così importante. Si fa anche questo ai workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Kronos. A proposito, c'è l'ultima possibilità per questa stagione, a maggio, un workshop che ha riscosso molto successo. Se sei interessato o interessata a saperne di più, puoi inviarmi un messaggio al numero 388-5776-772, un messaggio audio o scritto su WhatsApp, oppure andare direttamente alla pagina dei workshop e dei corsi del mio sito www.marcobarzotti.com. Andiamo a vedere quindi qual è questo messaggio di questa eclisse per te che stai guardando questo video. Eclissi sarebbe in realtà, non eclisse. Eclisse si dice a Palaia, dove abito io, ma in realtà in italiano sarebbe eclissi. Variante numero 1, variante numero 2, variante numero 3. Andiamo a vedere quindi qual è questo messaggio di questa eclissi di sole. Mettiamo anche gli oracoli, variante numero 1, 2 e 3. Andiamo a vedere. E infine andiamo a mettere anche l'oracolo di Paracelso. Molto bello, basato sulla geomanzia, quindi direi in tema. Sai che la geomanzia veniva chiamata da Robert Flood l'astrologia terrestre. Ho dedicato un video alla geomanzia e magari ne dedicherò anche altri. Qual è il messaggio di questa eclissi? Di solito scelgo tre pietre da quello che è il cesto delle pietre che ho qua. In realtà le ho già scelte, perché le ho volute completamente nere: tormalina per la prima, ossidiana dorata per la seconda, che proprio completamente nera non è, ma va bene, tu la vedrai nera a video, e infine shungite per la terza. Le hai già viste mentre scorrevano i titoli, ti lascio qualche secondo e poi inizio dalla variante della tormalina.
Bene, direi che si può iniziare. Se non hai fatto la tua scelta, stoppa il video. Io parto con la variante della tormalina. Questa facciamo attenzione che non cada. L'eremita ti porta Cronos, l'eclissi. Che fortuna, eh? Il trono. E infine la via. È un ternario di carte molto interessante perché il trono, ci dice il manualetto dell'oracolo dell'Apocalisse, ha affinità con tutte quelle carte del tarocco dove è presente un trono, l'imperatore, l'imperatrice, ma anche la papessa e la giustizia. Ed è quindi un ottimo presagio in quanto rappresenta il concretizzarsi delle proprie ambizioni e porta comunque un auspicio di positività per quello che è il futuro. Tuttavia, questo trono è un po' marcato stretto da queste due carte, una dell'eremita e l'altra della via, le quali parlano comunque di valutazione profonda o comunque di revisione anche di ciò che è non solo il proprio passato, ma anche il proprio futuro. È proprio di un momento di frattura, di stacco tra un prima e un dopo. In particolare la carta di via non ci dice quale è il prima e quale è il dopo, ma ci invita a focalizzarci proprio sul momento di stacco, perché abbiamo necessità di questo momento di nulla fra una situazione e un'altra situazione, per esempio d'amore, o magari di lavoro, o magari di vita in generale o di pensiero. Ed ecco che l'eremita diventa il saggio che analizza in profondità quelle che sono non solo le possibilità di un trono, ma anche le possibilità dell'attuale trono. Forse questa eclissi ti sta dicendo che c'è un destino diverso per te e che magari, ragionando sopra le tue attuali possibilità, puoi scegliere come orientare la tua vita. Forse questa eclissi ti sta dicendo anche che in questo momento non sei pronto, non sei pronta per scegliere con consapevolezza quello che è il futuro, ma che ancora, come fa questo eremita, devi avere un'idea chiara di quello che può essere il trono che esprime pienamente il tuo potenziale, sul quale allegoricamente vai a sederti per esercitare il tuo potere personale. Andiamo a vedere con un tarocco non solo bellissimo, ma anche in tema, direi, il tarocco del Night Sun, il sole nero. Per te che hai scelto la variante della tormalina, qual è il messaggio di questa eclissi? Per te che hai scelto la variante della tormalina. La regina di denari. Questa la regina di coppe. L'imperatrice. Il 5 di coppe. Vedi, il rinnovamento c'è. Però forse in realtà è quello che già ti hanno detto, ovvero sei una regina di denari, puoi scegliere di diventare una regina di coppe o un'imperatrice, uomo o donna che tu sia. La regina di coppe ha comunque una visione molto bella sicuramente, ma anche molto avvolgente, molto è un po' nella sua bolla, si costruisce un po' quello che è il proprio mondo su quelle che sono poi le regole, i cardini della bellezza, anche di una certa idea di armonia sua propria. Non è necessariamente un'armonia in linea con il resto del mondo. Un'imperatrice è l'esatto opposto, ovvero
vive l'armonia del mondo senza preoccuparsi, forse anche con troppa libertà, e rimanda il tempo in cui diventerà una regina di coppe. Qui potrebbe esserci anche una scelta d'amore, mi concedo questa storia o non mi concedo e rivendico la mia libertà. Oppure magari potrebbe essere un qualsiasi tipo di scelta che ti direziona la vita, ma forse dentro di te c'è la volontà di andare altrove. L'esempio più classico è la scelta fra due persone. L'appeso. Il 10 di bastoni. Il 7 di spade. Allora, io penso che sia quello che dicevo, ovvero la scelta fra due possibilità di vita o anche di realizzazione d'amore o di lavoro, se la variante non ti risuona, prova a vederne un'altra. Però qui c'è un problema, secondo me, di fondo. Questa regina di denari sente tutto il peso del sacrificio, il bello della vita, fosse anche la scelta fra due lavori, il bello di un lavoro le piace, uomo o donna che sia, la tocca nel profondo, ma forse in realtà non ha il coraggio di metterlo veramente in pratica. Fosse un lavoro, fosse un amore, mi tocca nel profondo, ma ho paura di far troppo, ho paura di sciupare, ho paura di portare una situazione ad un livello superiore, ma che poi in realtà si riveli non corrispondente alle mie aspettative. E allora che cosa faccio? Sacrifico l'ambizione interiore sull'altare di un'imperatrice che tendenzialmente si diverte e non pensa a quelle che sono poi i vincoli, le situazioni sia lavorative sia affettive che magari sono in ballo anche se non canonizzate, ma questo mi costa grande fatica. Devi fare chiarezza dentro di te, ci dicono queste carte. Il 5 di coppe si vede sempre come una carta di pentimento, ma in realtà anche studiando nei vari anni ho capito che è una carta di amor proprio. E l'amor proprio in questo caso deve essere ancora più rafforzato perché sicuramente già c'è in una regina di denari, grazie a quello che è un 7 di spade. Il 7 di spade è una carta importante in quanto parla di un lavoro che va a buon fine, e quindi il lavoro inteso anche come lavoro su di sé che va a buon fine, ma parla anche dell'ansia affettiva, l'ansia di riconoscimento, l'ansia di portare a compimento un qualcosa che ci dia gratificazione. Ma perché c'è quest'ansia? Perché questa regina di denari, che è una portatrice di abbondanza, ha l'ansia che questo portare abbondanza non le sia, uomo o donna, che tu sia riconosciuto? Forse perché c'è poco amor proprio? Forse perché c'è una situazione nella quale il conflitto interiore fra cosa si vuole e cosa non si ha il coraggio di mettere in pratica? Il messaggio di questa eclissi è quello di guardare nella tua profondità per comprendere che ogni rinnovamento fondamentalmente è voluto dalla tua profondità, ma questa tua profondità non deve essere inquinata da quelle che sono aspettative premianti, in quanto queste sarebbero per te non solo limitanti, ma ti costringerebbero ad affrontare la vita con un settaggio mentale che poi risulta faticoso da gestire. E quindi fondamentalmente quello che ti dice il messaggio di questa eclissi è: c'è un prima e c'è un dopo in questa tua vita. Tu stai già tentando di organizzare il dopo e non sai ancora che strada prendere. Quello che devi fare è goderti il nulla del momento, perché è in questo nulla momentaneo che tu ritrovi te stesso, te stessa e che vinci la tua battaglia. È un messaggio molto importante. Sai che
spaventa molto, e giustamente anche per alcuni versi, il concetto di un momento di solitudine nel quale ci sentiamo forse un po' presi d'assalto dalle varie situazioni, non abbiamo una relazione fissa, non abbiamo magari un lavoro fisso, non abbiamo magari anche delle amicizie su cui contare. La solitudine è una cosa che pesa, però può diventare una ricchezza laddove sia usata per ritrovarsi, per interrogarsi e per chiarire veramente ciò che nel profondo vogliamo, ciò che ci attira, ciò che ci vibra nel profondo e il come lo esprimiamo. Talvolta ci può essere una differenza abissale fra ciò che siamo dentro e ciò che esprimiamo poi fuori agli altri, e questo inevitabilmente porta al conflitto con noi stessi che si ripercuote sul mondo fisico. Ecco perché ti dicono: plasma questo nulla momentaneo che hai, perché questa eclisse ti invita a far pulizia di sovrastrutture che ti impediscono di liberare veramente la grande energia che hai dentro. Direi che è un messaggio meraviglioso. Andiamo a vedere cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante della tormalina. Avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità, vedi? È quello che ti ho detto fino ad ora, goditi il nulla. In questo nulla, dove sei solo con te stesso, con te stessa, sia esso un momento di fermo lavorativo, di amore, quello che vuoi, hai la possibilità di ritrovarti. So che ce la farai, ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'ossidiana dorata, andiamo a vedere anche per te qual è il messaggio di questa eclissi. Il Papa, la sposa dell'agnello e infine Cauda Draconis. La carta della sposa dell'agnello è molto simile a quella che è la regina di coppe nel tarocco, quindi è una persona che ama circondarsi di bello, che vive con consapevolezza, armoniosa anche nei modi di fare, nonché centrata o comunque sicura di sé a livello caratteriale, che si lega in questo ternario di carte ad una carta altrettanto centrata come quella del Papa, anche il divulgatore di un sapere, il divulgatore di ciò che è la rivelazione, proprio perché il Papa è connesso con se stesso ma è riconnesso anche all'universo, è una carta di Cauda Draconis che comunque porta notizie positive, in generale una carta che parla di spontaneità, di naturalezza, di bellezza, insomma un ternario di carte che sembrano parlare dell'armonia interiore che, o anche esteriore, per carità, non solo interiore, anche col mondo, che sembra essere protagonista per te di questa eclissi. Non ci sono particolari note di rilievo su cui lavorare qua, o almeno per ora sembra. Andiamo a vedere col Night Sun Tarot, diciamo che questo tarocco già per il nome si presta al momento, il tarocco del sole nero, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Qual è il messaggio di questa eclissi? Il 4 di denari. Il re di denari. Il 10 di denari. Il cavallo di bastoni. Il 6 di coppe,
il 9 di coppe, l'8 di denari. Hai lavorato bene su di te, ci dicono queste carte. È il momento di gustarsi l'armonia, è il momento di gustarsi il frutto di quello che è un lavoro probabilmente interiore di riconnessione anche col tuo sé superiore e di godere dei frutti di una scentratura, 4 di denari, che per noi, per te che stai guardando questa variante, rappresenta anche e soprattutto un punto di ripartenza. Ripartenza che va all'insegna di un re di denari e di una regina di coppe. Sono carte meravigliose, ma bisogna fare attenzione. Il re di denari è l'amministratore che opera con perizia, con costanza, con pazienza, con accortezza, che sa valutare la regina di coppe, la cultrice del bello, la perfetta donna di casa. Non deve intendere donna di casa come persona che si sbatte per la casa, ma persona che ha sotto controllo tutto il suo ambiente, quindi persona che conosce e che sa il potenziale dell'ambiente in cui vive. Ma è anche il perfetto o la perfetta amante, uomo o donna che tu sia, se non c'è, arriva nel tempo, stai tranquillo, stai tranquilla. Tuttavia, il re di denari può avere delle note di capricciosità e la regina di coppe può tendere a dar corpo alle proprie fantasie. Non cedere alla tentazione di vedere il brutto nella tua vita, poiché ora è il momento di accogliere il bello che dice questa eclissi. Il 10 di denari e il 9 di coppe. Forse c'è piccolissimo punto di ripartenza che anche tu, pur nella tua grande centratura, devi riuscire ad elaborare e devi riuscire a portare nella tua quotidianità. Qual è questa ripartenza? È una ripartenza proprio da questa quotidianità che devi vivere in maniera completamente tua, a cavallo di bastoni o ribelle fondamentalmente. Quali possono essere le cause che hanno creato una quotidianità che comunque sai gestirti, ma che forse non ti dà molti stimoli, nonostante la grande centratura? Probabilmente il re di denari e il 10 di denari ci parlano delle radici familiari e anche il Papa. Forse le radici della tua famiglia di origine, o magari di quella situazione di matrimonio, di convivenza che hai alle spalle, ti hanno sì dato una grande forza, ma ti hanno anche inaridito, inaridita, o magari hanno segnato la tua voglia di rimetterti in gioco oltre delle certezze che hai ora. Il momento è di grande centratura, devi approfittarne per crescere. Non puoi pensare di mantenere questo equilibrio perennemente. Devi portare movimento. Ricordo una bella frase di Raffaele Morelli, che ha un canale YouTube anche lui, famosissimo psicologo. Dentro uno stagno c'è quiete, ma c'è acqua putrida. Nel mare c'è anche il momento di movimento, c'è anche la tempesta, ma c'è anche molta più vita. Più o meno era questa la frase. Ecco che tu qui hai creato il tuo ecosistema, ma sembra che tu non voglia portare ulteriore movimento. Individua le tue strutture, soprattutto derivanti da quelle che possono essere le implicazioni familiari o della famiglia precedente, se magari c'era appunto una coppia, una convivenza, un matrimonio, e trascendile, perché il rischio è che tutti vada a costruire attorno una gabbia dorata. Oppure il rischio è che tu nel tempo ti stanchi della tua quotidianità, che pur nella sua centratura è comunque un qualcosa che deve cedere il passo ad un rinnovamento.
Il messaggio di questa eclisse è questo: guardati attorno, comprendi il tuo valore, anzi l'hai già compreso, mi viene da dire, il tuo valore. Comprendi ciò che hai costruito, godine il frutto, ok? Ma sappi che comunque dovrai evolvere ulteriormente. Fermarti ora equivarrebbe a privarti di molte, molte, molte possibilità. È probabile anche che tu possa trovare qualcosa di premiante nel momento in cui scegli di rompere le sbarre di questa quotidianità. Nel momento in cui trovi il coraggio anche di ribellarti a diktat e dogmi imposti da una situazione precedente che comunque si è canonizzata al tuo interno, dandoti sì una forte centratura, ma dando anche corpo a quella che fondamentalmente è una bolla nella quale vivi. Quindi questa bolla va benissimo per ora, ma prima o poi dovrai forarla, altrimenti il rischio è di stagnazione. Vediamo un pochino cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Esprimi la tua verità con gentilezza, vedi, la tua verità, ovvero qui c'è un qualcuno, come ti ho detto prima, che può, attraverso la grazia, attraverso l'accorta valutazione, può ambire a crescere, può farlo e deve farlo attraverso la sua grande centratura. Però il libro ti dice esprimi, ovvero questo equilibrio che tu hai, sì, va bene per il momento, ma domani potrà non andare più bene. Quindi ringrazia la tua storia familiare, ringrazia le persone che ci sono state, ringrazia anche le persone che non ci sono più, non perché non ci sono più, ma perché magari hanno scelto un'altra via di vita, ma trascendi, abbi il coraggio di rompere i tuoi stessi schemi, con gentilezza, con grazia, mantenendo la tua centratura, ma rompi i tuoi stessi schemi. Questo ti stanno dicendo. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò la videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante della Shungite, andiamo a vedere anche per te qual è il messaggio di questa eclissi. La papessa, il libro e infine congiuctio. Allora, la carta della papessa fondamentalmente rappresenta l'interiorità più profonda. È una carta che parla di solito anche del rapporto non solo con la nostra parte più intuitiva, ma in generale anche con la femminilità. Per un uomo può essere magari anche il rapporto che ha con l'idea di donna o con una donna che lo ha profondamente influenzato. Questa carta si lega anche all'idea di lavoro, lavoro sia inteso come lavoro nella vita che lavoro su di sé, e in questo caso si lega perfettamente alla carta di congiuctio, che rappresenta tutto ciò che ci è utile nella situazione professionale, ma può essere anche una perfetta relazione che si ha con i ritmi quotidiani, quindi della quotidianità. La papessa è anche una carta di studio e anche congiuctio, è una carta che porta relazione con lo studiare, il prepararsi, soprattutto per ciò che riguarda le materie matematiche e scientifiche, però in generale è proprio la carta di studio. Laddove la carta della papessa differisce dalla carta di congiuctio è nella fertilità. Si dice spesso che la papessa è una donna fredda, mentre la carta di congiuctio rappresenta tutto ciò che è fertile, tutto ciò che, così, laddove la papessa è castrante, congiuctio è fertile.
Le due carte, così simili ma per certi aspetti anche così differenti, vengono unite dalla carta del libro. Tra l'altro, il libro è proprio uno degli attributi della papessa. La carta del libro di solito parla di notizie in arrivo, però bisogna fare attenzione, ci dice, perché le notizie in arrivo potrebbero essere all'apparenza migliori di quello che sono in realtà. Magari qualcuno sta tentando di indorarci una pillola o di farci credere qualcosa di falso. Quindi, laddove si parli di lavoro, le informazioni che ci arrivano vanno comunque adeguatamente filtrate. Nel caso riguardi l'amore, bisogna cercare di essere più obiettivi e non credere a tutto ciò che ci viene detto, facendo attenzione a quello che è, quella che è la persona fondamentalmente. Questo è anche una delle qualità della papessa. La papessa è una carta di segreto che in casi estremi può riguardare anche una persona che il suo segreto lo conserva non tanto per vocazione alla segretezza quanto per nuocere al prossimo. Del resto, la papessa è anche un'accumulatrice di esperienze o di materia, di benefici materiali a discapito anche degli altri. Ora, tutta questa cosa qua a me mi fa pensare a due possibilità che possono riguardare l'amore ma anche il lavoro in generale. Quello poi magari devi adagiarlo tu sul tuo canovaccio. È probabile che questa eclissi ti inviti ad andare a fondo in una situazione perché probabilmente non c'è un quadro chiaro e magari qualcuno potrebbe approfittare di un tuo momento di debolezza. Può essere in amore, può essere nel lavoro, può essere anche nell'amicizia, la classica persona che si approfitta degli altri e li sfrutta. Insomma, devi fare attenzione perché comunque notizie per quanto riguarda il libro le possiamo anche avvicinare al concetto di nuove conoscenze. Magari hai fatto quella nuova conoscenza che magari ti allontana dall'attuale frequentazione, ti sembra di scorgere tutto l'oro del mondo, poi scopri che è uno stronzo o una stronza di prima categoria. Fai attenzione, ti sta dicendo qua, la realtà non è per come te la stanno presentando. Andiamo a vedere più in dettaglio. Lo facciamo con un mazzo che direi si presta benissimo a quello che è il momento, il Night Sun, quindi il sole nero. Per te che hai scelto la variante della Shungite, l'otto di denari. Il quattro di spade. L'asso, vedi, ci sono notizie, l'asso, o nuove conoscenze, o l'asso di bastoni. Il fante di bastoni. Dieci di denari, il due di denari, la giustizia. Allora, sì, devi fare attenzione. Potrebbe arrivare presto o potrebbe già essere nella tua vita una nuova possibilità. Una possibilità che ritieni anche premiante, perché qui abbiamo l'otto di denari e quindi una possibilità che forse ti va a solleticare quella che è la fantasia intorno a possibilità, scusami se mi ripeto, di realizzazione che magari ora non vedi tanto verso l'orizzonte. Oppure addirittura, come ho detto prima, potrebbe esserci una situazione già consolidata di lavoro, di amore o magari che si sta avviando,
tu con questo 4 di spade un po' metti in stand-by. È come se ti allontanassi da una situazione di 10 di denari, vedi? Quindi una situazione dove comunque c'è già un qualcosa di consolidato o in via di consolidamento. Asso di bastoni, 2 di denari, di nuovo il ripensamento e anche, se vogliamo, l'incontro con una nuova persona, con una persona del passato, con una nuova possibilità di lavoro, eccetera, eccetera. E il fante di bastoni su una giustizia, quindi c'è proprio qui una nuova proposta di vita. Tuttavia, le carte ti dicono: sei veramente sicuro, sicura di abbracciare una nuova possibilità? Perché comunque qui sembra che ciò che ti viene proposto o che ti verrà proposto a breve sarà un qualcosa che sì, magari lì per lì ti darà gratificazione, ma poi nel tempo potrebbe rivelarsi potenzialmente pericoloso per te. Non tanto pericoloso, non mi fraintendere, perché magari non ti darebbe ciò che cerchi. È il classico esempio di chi fa un colloquio di lavoro dove gli viene dipinto un posto meraviglioso, eccetera, lascia il lavoro fisso e poi di là si trova a brancolare nel buio perché magari non gli danno certezze. È il classico esempio di chi interrompe una relazione o una frequentazione perché ha conosciuto una nuova persona, convinto o convinta di aver trovato la felicità, in realtà poi ha trovato l'ennesimo caso umano. Quindi fai attenzione, ci stanno dicendo qua, perché una notizia, una nuova conoscenza, una nuova opportunità di lavoro, un nuovo potrebbe dipingersi in maniera diversa da com'è veramente. Voglio dare un'occhiata in più. Fai molta attenzione qua. Il matto, il sette di spade, l'innamorato. Vedi, c'è un momento di scelta alla luce di un sette di spade. Forse la nuova situazione o la nuova persona potrebbe far molta leva sul tuo bisogno di affetto, sul tuo bisogno di riconoscimenti, sul tuo bisogno di gratificazioni, che però purtroppo restano temporanee. Bisogna fare attenzione. Allora, le carte qua non sono negative, sono molto positive, ma perché secondo me qua fotografano molto quello che è il tuo approccio verso una situazione nuova che arriva, asso di bastoni, ma anche fante di bastoni, ma che fondamentalmente a te appare molto 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 promettente. Il problema è che ci sono queste tre carte che mi guidano la stessa che ci dicono il contrario. Cioè, ci dicono sì, ok, fertilità e infertilità per quanto riguarda le due carte, le differenze fra queste due carte. Però questa carta qua mi parla anche di un qualcosa di potenzialmente castrante ed è ribadito dalla carta della papessa. Quindi fai attenzione alle scelte che ti si porranno nel prossimo periodo perché c'è una situazione che ti apparirà molto migliore di quanto in realtà sia nei fatti poi. E quindi forse l'eclissi ti sta portando il messaggio, ti sta dicendo di capire il perché senti il bisogno di aprirti ad una nuova possibilità quando magari in questo momento, con un 10 di denari, già hai una realtà attorno a te, anche se non hai un lavoro, anche se non hai un nessuno, però magari ti stai incamminando verso quella che è una realizzazione che non ha bisogno di affrettare i tempi. Tutto arriva quando l'universo vuole. Quindi fai attenzione, ti sta dicendo fondamentalmente, a quello che potrai scegliere per il tuo futuro. Ora, non voglio metterti paura, non voglio dirti che se sceglierai la nuova situazione ti troverai male, ma probabilmente la tua scelta non sarà fatta in piena consapevolezza. Però
perché probabilmente questa situazione o questa persona faranno molto molto leva su quella che è la tua irrazionalità e quindi saranno in grado di toccarti nel profondo, di toccare proprio quelle corde necessarie, salvo poi dopo, ti ripeto, rivelarsi completamente differenti. Quindi magari ti porterebbero poi un po' di rimpianto per ciò che potresti lasciarti indietro. Quindi se già hai una scelta davanti a te o se nel prossimo futuro l'avrai, attenzione, perché non è tutto oro quello che luccica. Andiamo a vedere le risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante della Shungite. La situazione è confusa, riformula la domanda e apri un'altra pagina. Già questo ci dà l'idea del fatto che qui comunque potrebbe esserci veramente un qualcosa che ti attira e ti fa scoprire in maniera molto molto forte agli occhi di qualcun altro, lavoro o amore, ripeto, che poi sostanzialmente usa un po' questa cosa per, diciamo, anche forse instaurare una dipendenza molto forte, ecco, soprattutto a livello affettivo, ma anche lavorativo, secondo me. È urgente trovare una soluzione. Allora, l'urgenza di trovare una soluzione, secondo me, la vedo nel fatto che comunque qua la soluzione va trovata non tanto alla situazione che ti si pone o che ti si porrà in futuro, quanto, come ti ho detto prima, al perché tu senti questo bisogno di travalicare i limiti dell'attuale vissuto. Perché questo può essere una buona attitudine caratteriale, il voler travalicare, il voler mettersi in gioco, il volersi autosfidare. Il problema è che troppo entusiasmo ci porta poi ad abbracciare appunto situazioni che, per quanto siano belle, si rivelano nel tempo potenzialmente limitanti. Quindi è urgente trovare una soluzione. Io lo vedo molto a questa irruenza di questo matto che ha voglia di fare, ha voglia di mettersi in gioco, ma è come se non avesse una visione ancora limpida, nitida, di ciò che è il percorso da fare. L'eclissi ti invita a riflettere sul perché hai questa urgenza di rinnovamento. È un messaggio molto bello, so che farai attenzione, so che comunque farai anche la scelta giusta per te. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti auguro una bellissima giornata dell'eclissi, che sia comunque produttiva per te, spero di averti aiutato con queste letture. Ti ricordo anche che se sei interessato o interessata a saperne di più sul workshop di cartomanzia e divinazione di maggio, l'ultima possibilità per questa stagione, puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!